C'est à travers de larges grilles que les femelles du printemps contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lors d'y même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Car au gorille. Sulla piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore, le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove. Attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Brassens, per quanto mi riguarda, è stato soprattutto, prima ancora che un maestro di espressione, era un maître à penser, un maestro di pensiero. Io non sono sicuro che se non avessi ascoltato le sue canzoni non avrei scritto quello che ho scritto. Sono invece sicurissimo del fatto che se non avessi ascoltato le canzoni di Brassens non avrei vissuto come ho vissuto. Quindi l'ho considerato una specie di, una sorta di Socrate del XX secolo. Senti di tutte le belle passanti.